senza rischiare che poi eventuali eccedenze sopra i 100.000 euro possano essere toccate. Che poi qui stiamo facendo passare un principio, la cosa più importante è questa, stiamo facendo passare un principio. Attualmente l'asticella è ferma a 100.000 euro, ma chi ci dice che in futuro questa asticella verrà abbassata? Ce lo può garantire lei, professor Causi, che non verrà mai abbassata questa asticella? Ebbene, noi dobbiamo essere contro il principio, il bail-in non ci piace e noi lo dobbiamo rifiutare. Se l'Europa ci obbliga ad accettare certe cose, noi dobbiamo dire no, a testa alta, professor Causi. Ebbene, presidente, il bail-in è veramente una cosa sconvolgente, in quanto va contro la nostra Costituzione. All'articolo 47 è previsto che la Repubblica tuteli il risparmio in tutte le sue forme, in tutte le sue forme, vuol dire anche sopra i 100.000 euro. Grazie. O sopra qualsiasi altra eccedenza. Grazie, presidente. Grazie, deputato. Deputato Labbate. Grazie, presidente. Sono sicuro che l'euro ci obbligherà a introdurre un nuovo set di strumenti di politica economica. È politicamente impossibile proporre ciò ora, ma un giorno ci sarà una crisi e nuovi strumenti saranno creati. Questo è quello che dichiarò Romano Prodi il 5 dicembre 2001 al Financial Times, già 14 anni fa. Sono questi gli strumenti, il nuovo set di strumenti economici che volete introdurre? È questo che volete fare con una crisi che già sapevate che doveva arrivare, una crisi dovuta all'euro? Sono questi? Mettere le mani nei risparmi dei cittadini? Allora, se le banche vogliono giocare alla roulette, portando soldi, facendo pura speculazione finanziaria, siano loro a rimetterci con le loro tasche e non i cittadini italiani con i propri risparmi. Questo è assurdo. Allora dividiamo le banche, facciamo le banche commerciali, aiutiamo Grazie. Le banche commerciali e non le banche che speculano. Grazie, deputato. Deputata Ruocco, prego. Grazie, presidente. Io volevo un attimo mettere ordine nel discorso, perché mi sembra proprio che di non aver sentito bene fino in fondo. Allora qua si sta parlando di una banca a cui io vado a dare tutti i miei risparmi, io impresa, io cittadino, vado a dare tutti i miei risparmi in custodia, dopodiché questa banca fa come pare a lei, senza alcun controllo, specula con i miei risparmi. Succede un qualcosa sulla base della quale questa banca fallisce, qualcosa di imponderabile, perché non c'è limite al modo e al rischio cui un correntista va incontro. Dopodiché si applicano due metodologie: o il bailout, vale a dire ce li deve rimettere lo Stato, o il bail-in, ce li deve rimettere